La pace dei santi sia con voi. Domenica 31 maggio 2015 la Chiesa celebra la solennità della Santissima Trinità. Il mistero della Santissima Trinità è un mistero e come tale non può essere completamente compreso. Ma non per questo è qualcosa di irragionevole. Nella dottrina cattolica ciò che è mistero è sì indimostrabile con la ragione, ma non è irrazionale, cioè non è in contraddizione con la ragione. La ragione conduce all'unicità di Dio. Dio è assoluto e logicamente non possono esistere più assoluti. Ebbene, la ragionevolezza del mistero della Santissima Trinità sta nel fatto che esso non afferma l'esistenza di tre dei, bensì di un solo Dio che però è in tre persone, uguali e distinte. Nel simbolo atanasiano, un credo cattolico, si afferma: credo in un solo Dio in tre persone, uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. Quale è il Padre? Tale è il Figlio, tale è lo Spirito Santo. Increato è il Padre, increato è il Figlio, increato è lo Spirito Santo. Onnipotente è il Padre, onnipotente è il Figlio, onnipotente è lo Spirito Santo. Tuttavia, non vi sono tre increati, tre assoluti, tre onnipotenti, ma un increato, un assoluto, un onnipotente. Dio e Signore è il Padre, Dio e Signore è il Figlio, Dio e Signore è lo Spirito Santo. Tuttavia, non vi sono tre dei e tre signori, ma un solo Dio, un solo Signore. Per capire qualcosa della Santissima Trinità, ma senza la possibilità di esaurirne il mistero, si può utilizzare questa analogia. Come sono miliardi gli uomini della Terra, ma hanno tutti in comune la natura umana, così le tre persone divine hanno in comune la stessa natura divina. Infatti il prefazio ambrosiano della solennità della Santissima Trinità afferma: non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. In Dio Trinità non solo è una la natura, ma uno è il pensiero, una la volontà, una l'azione. Per questo molti cristiani sbagliano dicendo le parole che accompagnano il santo segno della croce e la preghiera dossologica. Infatti dicono nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ancora, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, dimenticandosi una congiunzione tra il Padre e il Figlio, una congiunzione che è detta teologica. Questione di lana caprina, direbbe qualcuno. Inutili pignolerie, direbbero altri. E invece no. La questione è importante, perché in Dio non ci sono due persone più una, come si deduce dalla frase italiana. In Dio Trinità, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo sono sullo stesso piano. Sono un solo Dio, un solo Signore. Come afferma ancora il prefazio, noi infatti adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Ma il 31 maggio si celebra anche la festa della visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, festa che conclude questo mese di maggio e che ora noi vogliamo andare a conoscere. Regina Cieli, Letare, alleluia. Dal santuario della Madonna del Ghisallo a Magreglio in provincia di Como vogliamo oggi concludere questo nostro mese mariano celebrando la festa che il 31 maggio la Chiesa ha posto. Maggio, mese dedicato a Maria, si conclude con la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Santa Elisabetta. Dopo l'annunzio dell'Arcangelo San Gabriele, Maria si mette in viaggio frettolosamente, dice San Luca nel suo Vangelo, per far visita alla parente Elisabetta
e prestarle il suo personale servizio. Aggregandosi probabilmente ad una carovana di pellegrini che si recano a Gerusalemme, attraversa la Samaria e raggiunge Ain Karin, in Giudea, dove abita la famiglia di Zaccaria ed Elisabetta. È facile immaginare quali sentimenti pervadono il suo animo nella meditazione del mistero annunciatole dall'Arcangelo Gabriele. Sono sentimenti di umile riconoscenza verso la grandezza e la bontà di Dio che Maria esprimerà alla presenza della parente con l'inno che San Luca, evangelista, pone sulle labbra della Vergine Maria e che magnifica l'amore di Dio. Come afferma San Bernardino da Siena, espressione dell'amore gioioso che canta e loda l'amato. La presenza del Verbo incarnato in Maria è causa di grazia per Santa Elisabetta, che ispirata avverte i grandi misteri operanti nella giovane parente, la sua dignità di madre del Signore, la sua fede nella parola di Dio e la santificazione di Giovanni Battista il precursore, che esulta di gioia nel grembo della madre Elisabetta. Maria rimane presso Santa Elisabetta fino alla nascita di Giovanni Battista, attendendo probabilmente altri 8 giorni per il rito dell'imposizione del nome. Accettando questo computo del periodo trascorso presso la parente Elisabetta, la festa della visitazione, che i frati minori celebravano già nel 1263, veniva celebrata il 2 luglio, cioè al termine della visita di Maria. Sarebbe stato più logico collocarne la memoria dopo il 25 marzo, solennità dell'Annunciazione del Signore, ma si volle evitare che questa festa cadesse nel periodo quaresimale. La festa venne poi estesa a tutta la Chiesa Latina da Papa Urbano VI per propiziare, con l'intercessione di Maria, la pace e l'unità dei cristiani divisi dal grande scisma d'Occidente. Il Sinodo di Basilea, nella sessione del 10 luglio 1441, confermò la festività della visitazione, dapprima non accettata dagli stati che parteggiavano per l'antipapa. L'attuale calendario liturgico, non tenendo conto della cronologia suggerita dall'episodio evangelico, ha abbandonato la data tradizionale del 2 luglio per fissarne la memoria all'ultimo giorno di maggio, quale coronamento del mese che la devozione popolare offre al culto particolare della Vergine Maria. San Francesco di Sales scrive: «Nell'incarnazione Maria si umilia confessando di essere la serva del Signore. Ma Maria non si indugia ad umiliarsi davanti a Dio, perché sa che carità ed umiltà non sono perfette se non passano da Dio al prossimo. Non è possibile amare Dio che non vediamo se non amiamo gli uomini che vediamo. Questa parte si compie nella visitazione». Con questa puntata si conclude il nostro cammino mariano di questo mese di maggio 2015. Mentre lasciamo il santuario della Madonna del Ghisallo a Magreglio, in provincia di Como, e ringraziamo l'amministratore parrocchiale e decano di Asso, Don Virginio Resnati, per averci concesso l'uso di questo santuario, vorrei anche ringraziare di cuore Daniele Ghiglioni e Tele Vallassina per aver sostenuto questo progetto mariano. Grazie di cuore a quanti hanno seguito con fedeltà questo nostro cammino. Chiedo scusa per gli eventuali ed involontari errori ed imprecisioni. E concludo affidando alla Madonna Tele Vallassina stessa, perché possa, come ha fatto lei verso Santa Elisabetta, portare a tutti la parola di Dio. Grazie di cuore a tutti voi, cari telespettatori, e vi do appuntamento
sempre sugli schermi della nostra cara emittente Televallassina. Il 1° giugno la Chiesa celebra la memoria di San Giustino Martire. La sua famiglia è di probabile origine latina e vive a Flavia, in Samaria. Nato nel paganesimo, Giustino studia a fondo i filosofi greci, soprattutto Platone. Poi viene attratto dai santi profeti di Israele e per questa via arriva a farsi cristiano, ricevendo il santo battesimo verso l'anno 130 ad Efeso. Ma questo non significa una rottura con il suo passato di studioso dell'ellenismo. Negli anni 131 e 132 lo troviamo a Roma, annunciatore del Vangelo agli studiosi pagani. Al tempo stesso Giustino si batte contro i pregiudizi che l'ignoranza alimenta contro i cristiani. Famoso il suo dialogo con Trifone. Predicatore e studioso itinerante, Giustino soggiorna in varie città dell'impero, ma è ancora a Roma che si conclude la sua vita. Qui alcuni cristiani sono stati messi a morte come atei, cioè nemici dello Stato e dei suoi culti. Giustino scrive una seconda apologia indirizzata al Senato romano e si scaglia contro il filosofo Crescente. Ma questo sta con il potere e Giustino finisce in carcere, anche lui come ateo, per essere decapitato con altri 6 compagni di fede al tempo dell'imperatore Marco Aurelio. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Giustino. Auguri a quanti il 31 maggio e il 1 giugno festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.